Vedendo l'opera da vicino, appunto, mi sono reso conto che era una prima versione, un'opera originale, quindi assolutamente il quadro principe dell'iconografia di Filangieri, e finalmente tornato a Napoli, l'occasione appunto di esporlo con la coincidenza del maggio era straordinaria, quindi insomma speriamo possa in qualche modo restare sempre a Napoli. Proprio mentre si svolge la 25esima edizione del Maggio dei Monumenti, dedicata a Gaetano Filangieri e al diritto alla felicità, in una casa d'aste di Vercelli appare il ritratto anonimo di un ammiraglio attribuito alla scuola napoletana del Settecento, che si scopre essere Gaetano Filangieri. Il ritratto è quello da cui deriva l'intera iconografia del filosofo, potendosene riconoscere anche alcune derivazioni famose, come le incisioni di Raffaele Morgan e le litografie dello stabilimento Gatti e Dura. Una volta completato il restauro e le ulteriori indagini, sarà possibile anche confermare l'attribuzione all'autore. Il merito della scoperta è della Galleria di Dario Porcini in Piazza Vittoria, con la consulenza di Giuseppe Porzio dell'Università Orientale. La Galleria ha concesso l'esposizione del quadro nel Museo Filangieri di Via Duomo, dove sarà esposto fino al 9 giugno insieme con un'altra prima assoluta, il carteggio tra il filosofo napoletano e Benjamin Franklin. Una singolare congiuntura astrale, direi. Questo avvenimento così bello e veramente imprevisto di ritrovare nel mese di maggio, dedicato al diritto alla felicità e a Filangieri, questo quadro di Filangieri a cui si deve tutta l'iconografia che conosciamo di questo straordinario intellettuale, di questo giovane intellettuale, povero, benché aristocratico, che muore giovanissimo e che produce una delle opere dell'umanità e dei diritti universali fondamentali qui a Napoli, e credo un bellissimo esempio a cui spero tanti giovani napoletani possano ispirarsi, non demotivarsi e continuare a credere nelle passioni e negli ideali.